E sulle note di Pitbull e la voce straordinaria della affascinante Shakira in Get It Started, l'abbiamo annunciato, parliamo oggi, tra le altre cose, di Food and Music. Michele, Barbara, sapete cos'è Food and Music? Beh, è una manifestazione straordinaria. Certamente, non comprendi mal sai l'inglese, ma comunque beh, noi siamo che bilingue, si tratta di roba de mangiare, di roba di bere, di roba di musica, tutto, e divertimento, insomma. Di divertimento, ma divertimento doc, sì. Di quello fatto bene. E naturalmente il divertimento nella Riviera del Corallo e ad Alghero non può non essere Alghero Grandi Eventi, e quindi non Nunzio Camerada, che abbiamo in collegamento telefonico. Buona giornata Nunzio e ben ritrovato a Mattino in Onda. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Nunzio. Allora, intanto ti ringrazio per aver accolto il nostro invito. Nunzio, parliamo di Food and Music, questa manifestazione, e poi parliamo naturalmente della seconda serata che si svolgerà questo prossimo weekend, il prossimo sabato. Però Food and Music, che cos'è Food and Music e perché nasce Food and Music? Benissimo, allora Food and Music nasce da un'idea di Alghero Grandi Eventi e il nostro cuoco algherese Cristiano Andreini, lo stellato cuoco algherese, che è anche da pochissimo ha ricevuto un ulteriore riconoscimento dalla guida dell'Espresso, una guida molto prestigiosa nazionale per quanto riguarda la ristorazione. E abbiamo deciso di unire appunto le forze per poter dare un nuovo prodotto che unisca al buon cibo, al buon bere, anche il buon divertimento. Il locale è il refettorio ad Alghero, nel quale ogni sabato, poi più avanti credo che estenderemo anche l'iniziativa al venerdì, però ogni sabato proponiamo una serata con un menù degustazione proposto dallo chef e un intrattenimento musicale che avverrà nel dopo cena. Le caratteristiche sono appunto il buon cibo, divertimento e soprattutto prezzo basso, perché questo è un prodotto contro la crisi, a soli 20 euro possiamo sì. dire il prezzo, credo. Sì, assolutamente. A soli 20 euro è possibile degustare, appunto, perché non avesse mai mangiato i piatti prelibati della cucina di Cristiano Andreini, è possibile farlo appunto a un prezzo bassissimo. Un'altra caratteristica è che noi utilizziamo prodotti a chilometro zero, quindi assolutamente prodotti sardi, prodotti della zona, con delle collaborazioni con delle aziende locali. Sì, che possiamo anche citare volendo. Esatto, sì, allora la scorsa settimana e questa settimana siamo in collaborazione col consorzio del Bue Rosso, sì. E con i fratelli Salis di Ploaghe, sì. E quindi vengono somministrate sia carni di suino che carni bovine, assolutamente sarde, assolutamente selezionate. Mentre i vini per queste due settimane sono di Santa Maria della Palma, grazie alla collaborazione con la ditta Corfin di Alghero, però ogni settimana ci associamo ad un vino locale, a una cantina locale che appunto ci fa da partner per la manifestazione. Sabato scorso c'è stata la prima, è andata molto bene, siamo andati in overbooking per quanto riguarda le prenotazioni, anche questa settimana sta andando bene, tanto che pensavamo anche di estendere a qualche altro ristorante. L'idea è stata proprio quella di riuscire a far lavorare un po' più il sabato notte i nostri locali, e pian piano ci stiamo riuscendo, tutto qui. Ecco, il menù degustazione di questa settimana è il profumo dell'olio nuovo. Esatto, sì. In questo periodo di spremitura delle olive, qui in Alghero è conosciutissima per la sua tradizione olivicola, e approfittando proprio di questa cosa, lo chef ha studiato una degustazione basata sull'olio nuovo. Posso dire anche qual è il menù? Così, assolutamente, possiamo anche dire il menù, ricordiamo 20 euro, che è un prezzo bassissimo, sì. Michele Serra e Barbara stanno dicendo, sì. Beh, 20 euro, insomma... Io parlo in algarese, tanto camerata, ma... Assolutamente, ma anche gli amici d'ascolto. Pure in parlare in algarese, pure. Sì, no, tu continui a parlare in italiano, perché lo ascolta il nostro, non si anche ascoltanti in italiano, è giusto che sigla la lingua nazionale che non comprende mes. Però io parlo nel galis proprio per divulgare la nostra parola. Per quanto riguarda il giro della gioventù, ve a costare la gioventù s'accosta a che tipo di esperienza che stavo affrontando? Sì, allora diciamo che a onor del vero la media è intorno ai 30 anni dei nostri clienti di queste manifestazioni, però molti
parlo di media, quindi vuol dire che ci sono delle persone che magari hanno 50 anni e persone che ne hanno 20. Sabato scorso c'erano appunto tavoli di magari persone più giovani e persone un po' più grandi, quindi è un po' varia l'età, però la media è dei 30 anni. Quindi anche i giovani si apprezzano questo tipo di cucina. Certo. Ecco, un'altra domanda che voleva fare è che los clienti che appunto si accostano a quel ristorante per fare è un mor di fuggi oppure saporano a comurai e sta tranquillo se fe di emasci la taldara s'aguzza al ristorante? Allora, è proprio questo lo spirito della nostra iniziativa, passare una serata. Sabato scorso ne abbiamo avuti i primi arrivi intorno alle 8, l'orario di arrivo, essendo un menù fisso, è fissato tra le 20 e le 21. E gli ultimi sono andati via, credo, intorno alle 2:30 di notte, quindi c'è la prima fase dove si cena con calma, gustando i prodotti, gustando il vino e via dicendo. Intorno alle 11 inizia la musica dal vivo, che avviene all'interno dei locali, quindi chi ha il tavolo sta seduto in... comodamente nella propria posizione e la musica dura, la musica dal vivo dura un paio d'ore, 2:30, ecco, questo è il dopo cena, e dopodiché continua un DJ che con le selezioni musicali sempre adeguate alla situazione, non è ovviamente una discoteca, non è quello che facciamo a Ruscello, però è sempre una situazione molto divertente, quindi si possono passare con 20 euro, diciamo, una bella serata con un alto livello qualitativo. Certo, e quindi ricordiamo, con 20 euro questo fine settimana è il menù. Allora, il menù degustazione, il profumo dell'olio nuovo. Quindi iniziamo dal primo, secondo piatto, dessert e bevande. Prego, Nunzio. Sì, allora, il primo piatto è una crema di ceci, dei Siuro Michel. Sì. Allora, la crema di ceci con cacciatorini, che sono dei salamini, dei piccoli salami, sì. E dei crostoni all'olio adagiati sul piatto. Il secondo piatto è un arrosto di salumi, di maiale sempre, sì. Con costine affumicate, la spalla, che è un pezzo di polpa, sì. E della pancia, sempre con dell'olio aromatico. Io ho già fatto la prova, vi posso assicurare che è un piatto eccezionale. Se vi serve qualcuno per la prova, ci siamo anche io, sì. Michele. Nunzio, scusa l'interruzione, ma specialmente Nicola, che è di bocca dolce, una buona bocca. Credo che Nicola ci potremmo capire bene a un piatto. Prego. E poi il terzo, il dolce, è una crema di cacchi con cioccolato, non mi ricordo bene come mousse di castagne. La mousse di castagne, esatto, perfetto. Buonissima. Non ho davanti il testo. Comunque, sì, sempre quindi parlando di prodotti locali, di stagionalità, sempre di prodotti appunto di alta qualità e della nostra zona. Io l'ho già provato questo menù, è ottimo, non faccio altro che invitarvi a venire a degustare questa occasione. Questa occasione. Quindi salutiamo Nunzio Camerata, gli amici di Alghero Grandi Eventi, quindi Food and Music, ricordiamolo, al refettorio questo sabato ad Alghero con lo chef Michelin, Stella Michelin, Cristiano Andreini, naturalmente il divertimento a cura di Alghero Grandi Eventi. Grazie a Nunzio Camerata. Grazie a voi. Nunzio. E noi salutiamo Nunzio Camerata con una canzone dei Supertramp che arrivano con The Logical Song, eh? Bellissima sta canzone. Vai, Gege!